Fantasy Park, un'ampia gamma di servizi su misura per le famiglie e il mondo dei più piccoli. Una grande area playground ispirata al mondo sottomarino e dotata di attrazioni che sapranno conquistare tutti i bimbi. A disposizione anche attività di baby parking, ma anche laboratori e organizzazione di feste ed eventi. Fantasy Park, Viale San Martino, ex Magazzini Piccolo. Palazzo della moda, veste tutta la famiglia. Crediamo nel potere della bellezza per tutti. Per Amanda, hai il potere di proteggere chi ama. Per Marie, la possibilità di un nuovo inizio. Per Caroline, il potere di rendere magico il primo giorno di scuola. Noi del Panificio Arena il pane lo facciamo così, dal 1939 nel rispetto delle antiche tradizioni con una lunga lievitazione, il lievito madre e le farine di grani antichi siciliani macinate a pietra. La scelta è ampia, dal pane di Tumminì al pane ai cinque cereali ai panini di cena. Vi aspetta tutte le sere per gustare l'insuperabile focaccia messinese e i rustici sfornati al momento. Panificio Masina Arena, dove tradizione e passione si incontrano. Sidis 3.0, qualità, eleganza e innovazione. Reparti rifiniti, prodotti esclusivi e personale altamente qualificato. Gustosi preparati di pesce e carne di altissima qualità. Prodotti bio, vegani, senza glutine delle migliori aziende del settore. Di eccellenza i reparti salumeria e ortofrutta. Sidis 3.0, la qualità si veste di eleganza. Ciao a tutti e bentrovati a questa nuova edizione della ricetta. Oggi ho pensato ai bambini, a quelle festicciole che si organizzano in casa. Se voi mamme volete preparare dei piccoli rustici, delle pizzettine piuttosto che dei panini o dei rollò coi wurstel, questa è la ricetta che fa per voi. Si tratta di rosticceria siciliana. Un impasto fatto naturalmente con farina, olio extravergine di oliva e sale, questo è un classico, e dell'acqua. Però in più c'è il latte e lo zucchero, quindi è come una pasta brioche morbidissima. Io utilizzo il lievito madre, voi naturalmente potete sostituirlo se non lo avete con lievito di birra. Alla fine della ricetta trovate la grafica con tutti gli ingredienti. Io per ragioni di tempo, come sapete, impasto prima il mio panetto, perché utilizzando il lievito madre ci vogliono molte ore di lievitazione affinché venga appunto bello e leggerissimo. Ecco qui l'impasto, lo capovolgiamo nella spianatoia. Vedete qui tutte le bolle di lievitazione. A questo punto possiamo cominciare a lavorarlo. Vi ho detto che faremo più cose, quindi vi farò vedere, diciamo, più idee da realizzare con questo pan brioche. Ne tagliamo un pezzettino, lo lavoriamo un po' così con le mani. Avete presente i paninetti? Che potete riempire con dei salumi, che ai bambini piacciono sempre. Questo è già il nostro paninetto, lo lasciamo un attimino a lievitare e poi lo completiamo con del sesamo. Un'altra idea è quella di realizzare delle pizzettine. Facciamo la stessa cosa, avvolgiamo un po' la pasta così con le mani e poi la schiacciamo, perché devono essere proprio quelle pizzettine da buffet, piccoline e morbidissime. Quindi lasciamo anche il bordo un po' più alto. Anche questa adesso andrà farcita con pomodoro e mozzarella. Io direi veramente semplice, come piace ai bambini. E poi l'ultima idea che vi voglio dare è quella del rollò di wurstel, anche questa sempre tanto apprezzata nelle festicciole. Quindi creiamo un attimino dei bastoncini. Questa la schiacciamo un po' di più perché poi va a lievitare. La tiriamo un po'. Prendiamo un wurstel e lo avvolgiamo.
A questo punto potremmo far lievitare un altro pochino la nostra pasta. E siamo al secondo step. Riprendiamo dal paninetto, lo mettiamo nella teglia o in un tagliere, io cuocio su pietra refrattaria, e bagniamo leggermente con del latte, che ci permetterà di far appiccicare il sesamo. E questo è il nostro paninetto. Così ne facciamo qualche altro più piccolo. E con il rollo di Yussel potete anche lì scegliere di farli con o senza il sesamo. E questi sono pronti. Per quanto riguarda invece la pizzettina, morbidissima, adagiamo anche quella sulla teglia. E per il momento mettiamo solo del pomodoro, passata di pomodoro o di San Marzano. Alla fine, a fine cottura, aggiungeremo invece la mozzarella e il basilico. C'era solo nella passata un po' di basilico, di sale e di pepe. Andiamo in forno a 220 gradi fino a colorazione. Le nostre pizzette sono pronte. Completiamo con la mozzarella e le rimettiamo un minuto in forno giusto per farla sciogliere. Ci siamo, le pizzette sono pronte. Aggiungiamo solo un po' di basilico. La prima. Qua ci sono i nostri rollo di Wurstel. E poi i nostri paninetti da buffet. Fateli raffreddare, voi, il mio è ancora troppo caldo. E voilà, farciteli a piacere per la vostra festicciola. Alla prossima ricetta. Ciao! Palazzo della Moda, veste tutta la famiglia.